amici di Antenna Sicilia, amici di Sicilia, amici siciliani, amici. Siamo di nuovo in una nuova puntata qui a Sicilia Cabaret. Siamo nei meandri del nostro teatro dove si registra un'ennesima puntata, ma andiamo a vedere i protagonisti di questa serata. Guardate come si stanno preparando, soprattutto Chris. Chris, ma come ti stai preparando? Faccio le storie di Instagram. Giusto, perché c'è molta gente che ci segue anche tramite i social. E sulle storie di Instagram, cosa dice ai nostri followers? Non seguire Danilo Locini. Ma dove no, dai! Tu me lo dici. Di qualcosa agli amici siciliani che ci stanno seguendo. Ragazzi, seguiteci sui social, su Instagram, su Facebook, su Twitter e adesso anche su... No, no, non ci sono. Ah, ok, no, anche là. Invece guardate la flemma e la calma di un vero artista. Guardatelo, guardatelo. Buonasera. Se avete anche 2 euro da dargli, dategli, perché poverino è. No, io in realtà ancora stavo cercando di capire cosa significa meandri. Però va bene così, diciamo, lo sveleremo nella prossima puntata. Mi informerò, studierò durante la settimana e la prossima settimana vi spiegherò cosa sono i meandri di un teatro. Avete capito che Mimma sa parlare anche l'italiano in maniera forbita, eccolo qua. Andiamo a vedere i nostri tecnici, guardate, non è il 90° minuto, è un nostro tecnico che mette i microfoni. 92esimo, vedete, non lo facciamo parlare perché lui non parla molto bene l'italiano, l'abbiamo preso oggi con la zappa. Perfetto, vedete qua, guardate, c'è chi si ripassa il pezzo, ecco, tipo Marco. Marco, si sta ripassando il pezzo o stai chattando? Chatto con le panze. Con le panze. E invece ragazzi, amici di Catania, catanesi, Maruzzi, guardate qua, Salvo Zauddo, che normalmente è vestito invece in maniera più adeguata. Questo è meglio, sei più elegante così che non... La riscalda. Guardate, gliela offerte direttamente alla Domopac. Questi mettetela al forno, vengono al cartoccio alla fine del mondo. Cosa vuoi dire? Ok, boom! Ok, boom! Ciao, ciao ragazzi. Andiamo a vedere gli altri amici. Aspetta, fai un 360. Un 360, guardate. Guarda, due professionisti, Gianni, reduce dei successi di Made in Sud. Cosa vuoi dire agli amici siciliani? Riassunto da perfetto. Dario, vuol dire Dario. Dario, di qualcosa realmente di tuo. Casugno. Eccolo, guardate. Mentre abbiamo qui i nostri capelloni, guardate insieme. Claudio e Ciccio. Cosa sappiamo? Dicevo al nostro grandissimo. No. Ragazzi, facciamo un... Siamo i capelloni. Perché sei sempre in mezzo ai piedi? Perché siete invidiosi. Facciamo un saluto ai nostri amici siciliani che si stanno preparando per vedere la nostra puntata. Ragazzi, mi raccomando, non solo stasera ma sempre ogni giovedì 21:30. E soprattutto non cambiate canale con il cuore. Con il cuore. Venite. Guardate, quasi stanno facendo meglio. Stanno facendo baffi, barba, capelli, soprattutto capelli. Ecco, poi stanno ricostruendo il nostro parrucchiere di fiducia, ragazzi, il nostro estetista. Di alta definizione. High definition, ecco, poi potete vedere stasera Totò in 4K addirittura. Per il non ci basta. Mentre la nostra Giuliana la stanno trasformando nel cugino hit della famiglia. Puoi evitare di prendere la scopa? Qua c'è Minafò, facciamo salutare Minafò. Eccolo qua, Minafò che è sempre più magro. Mentre abbiamo uno dei nostri drogati, guardate. La pace c'è ancora. Stefano, vieni qua Stefano, diamo un po' di classe e di eleganza in questa anteprima. Stefano Piazza che va a intervistare tutti i siciliani in giro per la Sicilia, diciamo qualcosa al coloro che ci stanno guardando. Qualcosa al coloro che ci stiamo guardando. A colore. No, ti ho detto al colore. A colore perché allora, sono a colori. A colori. Diciamo qualcosa a colori. Vedete, queste parole sono a colori perché se non fossero a colori sarebbero stati in bianco e nero. Sono riuscito a dire e visto in maniera perfetta quello che non ho detto. Quella è la cosa importante. Stefano, mando delle parole. Mentre c'è qualcuno che sta cercando di rubarci i balconi, a noi delle bottigliare, Dalila, che stai facendo? Sono sempre di nuovo. Come stai sempre di nuovo? Scusa, è l'orario, se no perché muove la e attenzione ragazzi, il più bello del gruppo, il nostro parrucchiere, ciao! Buongiorno. Alessandro, fai un saluto. Un saluto, non posso parlare che sono mazzannato. Reduce anche lui dei successi di Made in Sud. Dei successi, sì. Hai cantato 1 minuto e mezzo, come sta? Bellissimo, adrenalina pura, grande Danilo, sei un fortissimo, che cosa lì! Ragazzi, la gente si trova qui dentro di scena, mentre qua si stanno imbiancando i capelli, almeno loro lo possono fare. Eccolo qua,
Devica su Sulino. Sulino! Mi stai facendo bello per me anch'io. Bravo, bravo! Davide! No, 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 hai striscia la notizia, voglio essere inquadrato. Non è striscia la notizia! Cancella questa telecamera! Cancella! Cancella! Davide! Sono gli amici siciliani di Sicilia Cabaret! La cancella sì! Ma tu con questo modo di fare mi stai facendo carere! Malato! Eccolo qua, per i giovani, tutti i giovani che ci stanno seguendo! Lello, cosa vuoi dire? Ciao a tu! Chi? Seguite la trasmissione! Ne! E chi siamo dopo Ti! E mi sa niente! No! Ciao! Ragazzi, non cambiate canale, stiamo per iniziare. Noi ci premiamo sempre nel migliore dei modi per voi, per farvi ridere. Sicilia Cabaret, nuova puntata. Ciao! Ma le cavolo sono le 50 qualcosa. Questa energia, ottava puntata, ragazzi, abbiamo una bella notizia da dare. Proprio ieri sera abbiamo avuto la conferma che le puntate non saranno più 12 bensì 14. Grazie. E se nessuno si sciuscionasse potevamo andare avanti, allora. Va bene, allora, in sovraimpressione il numero per partecipare alla trasmissione, che sono i posti del Teatro Jolly, che ricordiamo è un po' più difficile, ma chiamate immediatamente, ho mandato un sms. Oppure in sovraimpressione c'è un altro numero, adesso, in questo momento, che è per partecipare alle prove tecniche della trasmissione, al laboratorio che facciamo al Convento Cabaret. È più facile arrivare lì e costa più piccolo. Che questa cosa lo dici tipo a tutti i tuoi. Arrivano un sacco di telefonate, infatti. Sì, una cosa un sacco di telefonate. Incredibile. Oh, ma cosa dice il direttore del teatro? Ma c'è un applauso. Mascherino. Tutta è nata. Dobbiamo rispondere a tutti, direttore. Rispondiamo. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma stasera ci sarà Gesù. Non lo so, ogni volta la mappiare per farlo piangere. Buonasera. Gesù il nome. Ma Frucchio. Vale, risponda. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, vorrei prenotare dei biglietti. A nome di? Scordato. Ma appena sono qui da mi chiama. No, si chiama. Buonasera. Non si chiama. No, appena non uso un attimo. Vabbè, dai, addio. Sì. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma per il 25 aprile cosa farete? Caini Crack è venuto un Fiat. Buonasera. L'artista volevano sapere. Vabbè, comunque, chiamate i voi. Collegamento col telegiornale e poi ritorniamo. Dai, sigla. Benvenuti a Ti Giuro. Chi vi parla è la vostra Lilli Wurstel. Ma passiamo subito alla prima notizia flash. Incendi in una piantagione di marijuana, dato tutto in fumo, ciao. Flash è così, ma non perdiamoci in queste cose e parliamo di folklore e cultura con la nostra mitica e tanto apprezzata Serena Attratti. Immagino. Benvenuti nella rubrica folklore e cultura del Ti Giuro. Sono sempre io, la vostra Serena Attratti. Oggi ci troviamo all'interno di un'officina per auto. Vi raccomando, è importante far controllare i vostri mezzi. È importante per voi ed è importante per chi vi sta accanto. Dalla vostra Serena Attratti è tutto.
Lini allo studio! Ma è carina, a parte folklore che non si può spiegare in un altro modo, vabbè, però. Pure! Che tanto per capire mio marito che ci farà la modifica a 51 ore di video. Signore, che stai dicendo non ci posso fare fare? Io 100 ti faccio fare a te. Ma addirittura! Ma che palla, chiudi questo servizio! Chiudiamo il servizio e parliamo di abusivismo. Parliamo di abusivismo col nostro 100% Brunello, vai! A Borraccia! Mi trovo davanti un altro caso di abusivismo. Vedete queste villette? Sono veramente molto belle. Ma un nemico ne blocca l'espansione. Come sapete l'espansione? Qual è? Venite che ve lo mostro. Qual è il nemico che blocca l'espansione? Sì. Il mare! Il mare. Il mare è totalmente inutile. Non lo puoi bere, non ti ci puoi lavare e occupa uno spazio così grande in maniera futile. Ma grazie al mio intervento scomparirà il mare. Costruirò villette, case, appartamenti e centri commerciali fino all'orizzonte. Non ringraziatemi. Da Mondello è tutto. A voi la linea studio TG. Puro. Grazie Brunello. Diseducativo. E allora passiamo alla rubrica che tutti stavano aspettando, che è l'oroscopo della settimana col nostro Paolo Foxia. Salve dal vostro Paolo Foxia e benvenuti alla rubrica Gli Uni e gli Astri. Il segno fortunato della settimana è la Vergine. La vuota voi. Ma che oramai ti conoscono tutti, porcellina! Dal vostro Paolo Foxia è tutto, a voi studio. E adesso le previsioni del tempo. Meteo! Il programma non è iniziato. Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo. Diamo uno sguardo generale alle condizioni in Sicilia. Rientrato l'allarme eruzione sull'Etna, ceneri nella norma, anche se rimango convinto che nella norma ci va la ricotta salata. Ma non c'è... Mari calmi e affettuosi, vediamo il bacino del Mediterraneo, l'abbraccio dello Ionio, le carezze del Tirreno. Ma andiamo a vedere alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari. Alia, in allivo alia fresca. Enna, è una bella giornata. Ma dica. Niscemi se il tempo è buono, se piove nistami a casa. Dal meteo è tutto, la linea torna al TG Uro. Ci scusiamo con tutti i siciliani per questa comicità spicciola. E va bene, da vostro Michele Santoro è tutto. E ricordate, ti giuro, l'unico programma che fa rima con mulo. Mulo va bene. E pure con culo. Basta, levati. Ci vediamo dopo la pubblicità. Restate con noi. Parliamo di genitori e lo facciamo col nostro Mammo! Buonasera! Io sono venuto qua per dire una cosa a tutti i papà. Passate più tempo con i vostri figli, perché loro non lo dimenticheranno mai. Ehi, papà? Manco! No, non devi fare così. Io comunque, grazie alle pillole, sto molto meglio. Si vede proprio. Guarda, guarda, con questa app posso vedere tutte le stanze. Guarda che risoluzione che hanno. Ma veramente? Oh. Addirittura in cucina si vede che la bottiglia dell'olio è senza tappa. Ma vero, senza tappa. Si fa, oh papà! Ma chi sta facendo? Tutto l'olio in otto vano, sta pensando! Ora tua nonna appena si assetta che te venta, nonna sott'olio! No, calmo! Oh, sacarenno malato! E eccoci. Sto molto meglio. Posso dire, Guarda che carino, ha acceso la TV. Che dici? Sta guardando Art Attack. No. Si è fissato con i laboratori creativi. È così che. Si fa, oh papà! Io capisco che tu stai diventando tutta attisa, che stiamo a lasciare fare, ma che ci stiamo a pensare una salute anche rappresentante! Per fortuna che hai un padre come a mia, perché ne avuto posto mio, se mi sa per un po'! Sagaleno malato!
Non si vede per niente proprio. Niente, niente, vuole fare un animale di carta. E vabbè, lo fanno tutti i bambini. Ma no, che mi ammucchio tutto il cane con sparatap. No. Il telefono, squilla, aspetta, io tengo io questo. Mia moglie, sì. È un'insegnante. Ah. Amore, sì, sì, qua è tutto a posto. Tu sei ancora a scuola? Sì, ah, stai facendo la Divina Commedia. Allora spiegaci soltanto un purgatorio o paradiso. Perché? Perché un fenno trova a casa appena ritorna. E bibi. Ciao, ti amo, ciao. Vabbè, l'accompagno fuori, ragazzi. Non devi fare così, non so. Sette! Aiutate! Come fene! Aiutate, Retto, lui è mio nipote Lello! No. Ma me lo sai, la gente mi vuole bene! E completa le parole! E parliamo in questo mo! No! Cioè, tutta la giornata... Ma faremo scimoni! E sono d'accordo con loro! Sono d'accordo con me! Dio, finalmente sono belli, sono... Sì, è bellissima, sì. Questa cosa che... È una cosa stupenda, io ti sto cercando anche col fatto che tu mi dici di non andare avanti, capito? E cerco di rimanere dritto parlando lentamente! Te! Visto? E ci penso attentamente. E così non mi rocchio niente. Perché tu non devi andare indietro, tu stai dritto, fisso, guardare davanti. Difficile, perché proprio uno è a buco. Ti devi sforzare, adesso chiudono loro, quindi giusto, quindi è tipo una cosa... Però la cosa più bella è Instagram, che come gli sta follow... andando? Una bella... Chi sanno tu? Ma questo pure quando vai dal tabacchi, che ne so, sì, vai a salumeria. Metto di prosciù. No! Tale, sa di vieto. E tu sai come dici? È un etto due, che faccio là? È così. Fantastico. Mi contattano addirittura le compagnie d'abbigliamento per fare le pubblicità. Sì, ho fatto la foto col maglioncino e ho preso follower. Ho fatto la foto con i jeans e ho preso follower. Ho fatto la foto in mutande. Ed hai preso follower. No, pideva a dignità. Sogno troppo sì. Ah, lo sanno tutte cose, no. Cioè, qualsiasi cosa dici, sì, e poi sto provando anche con le ragazze a cambiare. Tu mi hai detto non chiamarle Jojo, e l'altra volta c'era una giata di spalle, ho provato a chiamarla in maniera elegante. Vediamo. E ho detto: ehi, donna bellissima. Bello, e lei? Un suggerò. E infatti la fa chiamare: oh, Giorgio! Giorgio! E automaticamente metaleo, che fu bella cosa. E le ho detto queste testuali parole: io per te farei il ma. Che cosa? Non l'ho capito anche io. Il ma? To. Ok. Era facile. Io per te farei il ma. To. Brave. Firmerei anche un contra. To. Mi avvicino con uno ska. To. Te lo dico, sei un gatto. È gatto perché hai detto tu? Di chi c'ha via i baffi. Va bene, quindi un cast di attori che devono soddisfare... Sogno! Il gusto dei bambini. Vi ho portato Gianni l'attore! Poesia! Ma che perché? Prendiamo uno che dice solo Gianni all'ennesima volta. Io sono, sì. No, dicevo, prendiamo uno che dice Gianni. Io. Ormai ci conosciamo da un sacco di tempo, no? Bravo Gianni TBB. No, non lo so. Bravo Gianni? TBB. Buonasera. Oggi facciamo, siamo così, no? Molto bello, lo oggi, sai chi sono, sì. Oggi lei è? Gianni. Sì. Anche ieri ero Gianni. Certo. Pure domani sarò Gianni se Dio vuole, non lo so. Speriamo, speriamo. Cosa fa nella vita lei? L'attore, Gianni l'attore, sì. E mi conosce, ci conosce da un sacco di tempo ormai, no? Ogni volta se lo dimentico. Non ci sono passati problemi a lei. Mi dispiace questo. Mi dispiace. Non c'è niente da fare, Gianni! Bravo Gianni! Poesia! Bravo, bravo Gianni! Ultimamente non ha potuto fare il film Benvenuti a casa mia. Come mai? Mi metto lo sfratto. Non ci sono potuto stare più. Non c'ho i soldini. C'ha un euro? Questo è conosciuto. Conosciuto, le lettere delle fan. Le fan, che le fan. Dio, scrivono le fan a Gianni. A lei ci scrivono le fan. Quella va a cacare a lei. A cacare, a Gianni ci scrivono tutti.
Applauso spontaneo. È caduto. Va presidente, è mio, tante cose. Ragazzi. Ciao. Ciao. No, ciao, sto leggendo la lettera. Sto leggendo una lettera. La lettera, la è lettera. Vecchia questa cosa. Sì, sì, sì. Io sono Luisa. E io sono Gianni, lo so, siamo tutti. Lascialo fare. Per ribadire la situazione, però va bene. Noi abbiamo tante cose in comune, ad esempio ci piace lo sport. Sì, pure a me, sì. Pure a te. Che sport fai? La ginnastica. Giusto, giusto. Però non la posso più fare perché mi fa male il giannocchio. No, 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 no. E allora vale tutto, dai. Ce l'ho fatto il giannocchio male, no, il dai. Ce l'ho fatto male. Cioè. Volevo invitarti a cena, ti faccio trovare seitan e tofu. No, 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 preferisco la pasta. La pasta preferisco. La pasta con il Gianni, no? No, la pasta col sugo. Ah, finalmente una cosa dove non c'è Gianni. Col parmigiani. Bravo Gianni! Poesia! Signor Matranga, che artista che le ho portato. Sempre. Buonasera. Me lo mangio sempre, è molto buono. Parmigiani, tutti i formaggiani. Grazie, possiamo la porto io a casa. Ci faccio dimostrare. Lo mettiamo alla prova? Dato ciao, che è il momento per bambini, facciamo la scena di un cartone animato. Toy Story. Sì. Allora, voi siete i giocattoli. Sì. Lei arriva da dietro e dice la famosissima frase verso l'infinito e oltre. Ok. Ce l'abbiamo la base? Vai. Attento, Gianni. Sta mettendo la batteria. No, per bambini. Verso l'infinito e oltre. Basta che non mi domandi il congiuntivo perché non lo saccio. Bravo Gianni. Quando dice qualcosa che non è Gianni non si capisce niente. Bene, la Sicilia dai. Si sa è la terra del cibo e noi abbiamo un vero e proprio re dei fornelli, signori e signori, da Mazzara del Vallo, il signor Fan. Buonasera. Buonasera sempre. Allora, pensavamo una colazione per Mina Foccia. L'abbiamo una colazione per farmi buona diventare e ricca più... per farlo diventare. Io ho una colazione per conto mio. Se poi la va a fare Millafiore, dopo ci vuole una colazione di. Ci vuole una torta ogni nonno. Magari pignassando un'antica, sì, perché è sciupato. Però quella mia è quella per me sempre originale. Okay. E quando mi arresta il pane la sera, oppure un marresta, quando mi arresta di farla a fettine, lo mettete a molla all'acqua. Appena là il pane è moggio, che a moggio all'acqua va a stare 2 minuti, 3 minuti, gli mettete un po' di zucchero di sopra. E lo finite, sembra una padella, e questa è la meglio collezione. E poi vi vedete un bello bicchiere di caffè macchiato, e questa è la meglio collezione. Colazione. Ma questa colazione lo farà ingrassare a Mina Fo? No, con questo che ho detto io, no. Per mille fore ci vuole minimo, minimo. Una fettina di 200 grammi di torta alla ricotta ogni giorno. Buona, e 2 yogurt così. E un goccio fette biscottate con la marmellata a pinzeggiare la marmellata. Magari ci diamo un cacchietto bio. Magari qualche. Il latte, ma lo prendi il latte? No? Sì, il latte però che giù intero. Di giù intero. Che giù già levato di, della mucca. Intero che giù. Cioè, se non ci vuole la mucca, io. Che giù grasso. No, che giù spaziamente. Ok, no, vabbè, grazie signor Fan. Grazie mille. Ciao, grazie, mille fratelli, ciao, ti voglio bene, mille anche a te, Pagianda. Noi vogliamo bene a lei. Pubblicità e poi inizia il blocco giallo, inizia Sicilia, cavole! Oggi offro io, raga. Oggi offro io. No, fammi offrire a me. Il caffè lo posso offrire io, dai, dai. Sì. Basta, ragazzi, finitela. Tanto alla fine lo so che devo offrire io. Quindi offro io 3 caffè. Ma balla se offre tu una cassa da paga a casa. Non mangerei dolci. A me un profittero, la cucina approfittero. Non fare a costa tanto una tenna da chiuino. E se mucca? C'è crisi. Mi ha riso solo caffè, Totò, perché non si può campare più. Non si può campare più. Bravo. Ma chi te dire che a mia moglie voleva la pizza con pezzo? Non ci può accattare, allora pigliava la pizza e mi ha pissato su te per. Un è con pezzo.
Ma chi te dire che non posso arrivare a fine mese e non farci capire niente a casa, spaitavo calendario il 90. Ma chi te dire che il dottore ci resta a me figlio, suo figlio ha carenza di ferro, ci volesse la cane, non ce la pozza accattare e ci ha fatto mangiare i chioparo muro. Vabbè, padre, tu, ma chi te dire che a me figlio aveva bisogno di pannolini, non li pozza accattare, o passo cotanno tutta in attacca paliata. Ma che mi stai dicendo? A tipo cane. Mi chiama la innata! Ma chi te dire che a mio figlio voleva torrone, non ci posso accattare, ci fece mangiare un pezzo di balata di maimmo! Ma chi te dire, venne mio figlio che va a nascere con l'amico, voleva i piccoli miei. Io non avevo, per non farci fare mala figura, pigliavo questa foglia e ci mise i piccoli in un monopoli. Siccome io te fui, passavo via e si pigliavano avuti 20 euro. Ma chi te dire che mia moglie domenica stava spennando per un cannuolo? Un cannuolo, non potevamo permettere. E per pigliarla per fissa, smontavo chi dura la pila o inchivo che acqua cena. Caletta, la mente tu, ma chi te dire che mia figlia voleva i palloncini, non ci potevo accattare. Ci detta una biglia babola e ci resta sparugliata al lato. Ma che mi sei riuscita? Ma che? Mi chiama la innata! Ma non più, caffè, amore! Ragazza, da pacca! Va bene! Le malelingue ci accusano di volgarità, di mancanza di stile, ma noi rispondiamo con l'eleganza! La classe, l'eleganza della nostra moderna. Che stava trovando picciole! Stava trovando picciole. Ma sono belle. È bella, trovando picciole, non lo so. Sono belle. Come tutte le persone normali, anche noi modelle abbiamo avuto un nostro primo amore, sì. Solo che bazzicando in ambienti chic, sì. La nostra prima fiamma è stata un po' più esclusiva. Tipo? Ad esempio, la mia collega Nicole ha avuto la sua prima fiamma a Londra con Tom Cruise. Wow! Mentre la mia collega Jasmine ha avuto la sua prima fiamma a Los Angeles con Johnny Depp. E lei dove e con chi ha avuto la sua prima fiamma? A Pasquetta Canaricchia. Andiamo avanti, forza! Che no schiuma! Patate all'indiana, di che era? Come sono le patate all'indiana? Foino! Bello, bello! Buonissimo! Adesso te l'hai inventato! Ma lo io. Nessuno? Nessuno. Allora sai che faccio? Li passo e ce faccio pure. Perché qua un secca niente. Va bene. Veloce. Forza, vai, senza vai. Tempi, dai. Molto ritmata questa cosa. Un po' di cultura. Attention please. Look at me. Look me. Vabbè. Oggi visiteremo questo bellissimo museo. Sì. Da questa datata una mostra del famoso pittore spagnolo Francisco Soya. Sì. In questo reparto, sul primo scaffale, troverete l'arte di Soya, sotto l'arte di mandorla. Ci scusiamo per il disagio. Da questa datata dei bellissimi dipinti ad olio, i colori più presenti sono l'amaranto, il magenta, l'indaco e il viceindaco. Ci scusiamo per il disagio. Nella latata di fronte a voi un'altra bellissima mostra. I quadri sono di Giotto, forse di Giannove. Facciamo 20 e non ne parliamo. Ci scusiamo per il disagio. Attention please. Look in. Va. Forza, dai. No. Vegiale. Andiamo a chiesse, vegiale. Polizia, avanti! Collega, forse abbiamo trovato il tizio che è scappato con 30 kg di droga addosso. E potrebbe essere uno di loro due. E secondo me non è. E perché? Perché 30 kg sopra non l'ha avuto mai. Vabbè, collega, scende il controllo, non è stato da me. Scende il controllo. Ma perché fa così? Ma non lo vedi che fa fatica? Devi fare la dieta. La dieta? Però non ne faccio due. Due? Perché? Perché con una si mangia troppo picca, non è che... Comunque, fai quello che ti dico io, forza. Faccio quello che ti dico. Unisci le gambe. Con le braccia così, vale, così. Oh, collega, e c'è qua? Un pane Tutankhamon nasso su te, Elias. Ma non vedi per me, Tutankhamon, su te, oh, io sto qui, sono a coccia,
O te non una boffa dove sta a diventare come Mattia Messina Denaro. Ma quello non lo trova nessuno. E picchia a te roba me boffa di tua. Che c'è qua, non lo trova nessuno. Ma dai, questa non è questa. Siamo in diretta televisiva, questo è abuso di potere. A coccia! Ho attirato non una boffa che la mano bagnata che ti appare che sbattisse e ne scuoglie. Dico va, se vende le teste, vabbè, abbiamo finito queste commedie, dai, andiamo avanti. Dopo messo, dopo messo. Dopo messo, sempre non abbiamo mai niente. Ah, Antonino Matranga. Ma noi le mena forza. L'altro giorno eravate allo stadio. Sì. Oh, forse tu non te ne sei accorto, ma all'inizio la gente ti guardava scioccato, lo sai perché? Perché? Perché con quella maglia rosa sembravi Luca Toni. Ah, vero? E perché i donno talavano per il scioccato? E perché? Perché con la maglietta rosa pareva un pendafrano. Come ti permetti? Ma io non l'ho capito. Va bene ragazzi, a quanto pare è tutto a posto. Comunque Matranga, a parte gli scherzi, ti ci vedo dentro al campo a destra, come ala. Grazie. Ecco, me ne fo, pure a te la dicevi. Dentro il campo? No, non so fizze. Adesso, la te così. Ma di che se ne parla? Ma artisti ne hai, almeno buoni artisti. Loro sono l'orgoglio musicale di Sicilia Cabaret. Ah. Facciamo entrare i microfoni. Sì. Perché ci apprestiamo a presentare. Beh, siete proprio gli ormai... l'orgoglio musicale. No, no, no. Sono loro. Però comunque non ti occupare. Cioè... Un duo famoso ormai per il loro talento che ha dimostrato qui sul palco e anche in palchi nazionali. Loro sì. Sono i Bada Boom! Ma che bello, finalmente domenica, voglio poltrire tutto il giorno, non fare niente. Buongiorno dolce vita mia, Maria che camorria. Buongiorno musica che sei, ma picchia fare ok. Ma che cosa ti ho fatto, picchi si è allacciata. Tutto il tempo è russato, che mala nottata. Senti chi parla, quella che non ho letto e che bombe. Non è vero. Caccera. Oggi è domenica, emerge la sale. Da non fare il bambino, mi vado a truccare. 15 ore su a noi, io mi posso fare. Vuoi star sempre a letto, ma come fai? Ti ho messo sì, se mai. Oddio, se mi aiuti c'è tanto da fare. No. O ti rimani a letto e da puoi squintare. E sai che me ne botta mia, tanto i supereroi che si trasferiscono in Sicilia, ragazzi, ma è incredibile questa cosa. Batman abita a Palermo e guardate com'è ridotto. Flash, se dannaggio me ne vivo, osa. Con chi ce l'hai, con Flash? Sì, esatto. Avvicinati, vieni qua. Ma parlaci di questa... Intanto tu sei il Cavaliere Oscuro. Sì, l'etimologia esatto. Del tuo nome. La storia risale a qualche decenne, non ria. Ok, racconta. No, perché siamo curiosi perché ti chiamano il Cavaliere Oscuro. Una notte sono andato a fare una missione con Flash ed abbiamo sconfitto i criminali. Sì. È arrivato un giornalista e ci voleva fare una foto. Sì. Ma Ido si affrontava e scappottò correndo come uomo. Ando? Che c'entra col nome Cavaliere Oscuro? La foto me l'ha fatta senza Flash e quindi io vin Oscuro. Lo pensavamo qualcosa. No! Se ne permette, sì. Le voglio spiegare un attimino la situazione. Io sono conosciuto come un famoso miliardario. Poi per una serie di situazioni mi sono trasferito a Palermo. Sì, questo l'avevo. Ho cominciato a giocare a 10 e l'8 e mi vendevo pure la collana che mi ha regalato mio padrino per il battesimo.
Questa cosa perché ce l'ha voluta raccontare, ci spieghi? Per dai, per farmi conoscere alle persone, per tutti. Sapere comunque come vivo. Pensate che adesso io lavoro i metalli. Ah, quindi adesso non ti occupi più di cercare i banditi, ma ti occupi di lavorare i metalli. In che sì. senso? È un'oreficeria? No, cammino con la pena e arrivo più ferro. L'altro giorno ero a casa mia ed è arrivata una chiamata. Ah, a flash? A me. Ok. C'è una rapina. Così mi sono fatto prestare la Fiat d'uno da mio conquilino rumeno. A Battomobile che fai dice? Ah, per la passione, scarica. Comunque, la macchina è talmente lenta che io ho detto a Flash, scende e ammotta la tua perché se ne arrivavamo rumano. Sì. Solo che lui ha messo tanto impeto che annaghiamo la tua Velox e si fece arrivare un ribale o rumeno. Il rumeno si è arrabbiato con lei, giustamente. Sì, con me la sempre danno e poi sparisce. Che... Poi altre... altre no, cose. Ha una serie di... problemi. Pensi cioè. Che è convinto che le ragazze ubriacano per fissa. Perché? Ma non lo so. Io gli ho detto a mia cugina, mi raccomando, esci con Flash e bere le sbloccate meglio. Ma che è successo? Niente. Mi fece fare male feore. Perché? Mia cugina mi ha raccontato che mentre erano in macchina ed erano in intimità, finivo troppo. Uno si immagina che fare l'amore con un supereroe si chiama Flash. Comunque, visto che sono qui, gli vorrei lanciare un messaggio. Vai, vada, vada, vada. Flash, Flash. Se t'annaggio, me ne avevo sangue. Ma il problema è, ma quando annaggio? Batman, messaggio sociale. Il bullismo è una piaga sociale. Un sacco di ragazzi sono vittima di bullismo. E sappiamo benissimo che il bullo di oggi sarà il delinquente del domani. Quindi se siete dei ragazzini e siete vittima di bullismo, o se siete degli adulti e siete vittima di violenza, dovete fare una cosa sola: denunciare, denunciare, denunciare. Bravo. Bravo. Questo è un bel messaggio, questo è bravo. Palla Maria! Ma di chi scopre tu suo cuozzo, madanga! Ma chi la va a caccare avanti? Ma come? Perché fa così? Oh, tagliala! Senza parola! Ma che schifo è! Ma vuoi per me? Oh, è una madre! Cinque! Vabbè, dai, andiamo avanti perché tanto la serata... Oh, guarda! Ciao, ehi, Stefano! Che cos'è? La tua moto? Ti piace il mio motorino nuovo? Bello! Vai. Farò un giro, eh? Sì, sì, perché no? Aspetta che salgo. Oh, i ravanzi, che era vero. Vabbè, devo salire davanti. Vai. Scusate, devo assecondare se avete... Vai. Vai, partiamo. Oh, oh, oh. A Duma prima. Ah, sì, scusa. Devi fare le cose bene. Non scende molto, capito? Chi se fuori? Chi? Era per gioco, vabbè, dai. E po' pazzo sogno è, eh? Capito cosa sopporto tutte le settimane. Ma che cosa succede? Va bene, noi vai. Abbiamo affidato la nostra cura. L'estetica. L'estetica alla estetista più brava del mondo. Chatty Woman! Chatty Woman, la safara mia. Chatty Woman, non tu è meglio in mia. Chatty Woman. Scetti saspirunghia! Questo è il suo motto. Mi piace. Buonasera a tutti, io sono l'estetista più brava del mondo. Pensate che solo con questo io levo le calli, sì, sì. Scippo le pila e certe volte ci rugno pure l'omogenizzato a me figlio. Ma non è che schifo! Schifo, ma non sono piccinini. Ma la mia specialità lo sappiamo. È pittare le unghie. Ma ci faccio vedere le perché io nelle unghie ci faccio le opere d'arte. Dai, che ci qua. Questo dice perché ci sono questo. Lo vedi questo? Questo è il sole. Tale che bello il sole, tale che bello il sole, guarda che bello. Ma io non vedo niente. E l'avevano ritto che sura canciavo tempo. Scusami, ma che c'è? Ma sono delle. Avevano ritto che sura canciavo tempo. Mi dispiace. Ah, scusami, allora mi arrivano troppi messaggi che il mio salotto è pieno pieno di clienti. Allora. Clienti. Salve signorina Chatty Woman, ma non è che lei per caso fa trattamente con le fagne? Cacci io e te, sebbene lei è il primo! Questo se lo meritava, dai.
Un altro, vai, sentiamo. Signora Cetti, senta una cosa. Senta, io c'ho solo un euro. Non è che mi può fare le sopracciglia dalle da gabbiano. Gioia mia, io se sai che un euro ti posso fare a cazzica. No! No! Dai, siamo in televisione! Ancora no. Giallo, ma siamo ancora in giallo. No, giallo. Si pubblicizza e se ne vado. Si pubblicizza e me ne vado? Sì. Ti devi depilare la natica? No. Scette pratica! C'è TV Man, la safari mia, c'è TV Man, non te ne chi... Musica! Che è successo? Ma posso cavare la lingua? Lei non deve fare queste cose, lei è vecchio. È vecchio ormai, lo vuole capire. A spagagliotta. Basta. Ciao Bologna! Non è Bologna questo, è Palermo. Palermo. Ah, ora riceve questo, ma a Palermo c'è ciao di spincio. Scherzo ruoglio e chi ne provo lazzo? Che fa tu, mangi 5? No, grazie. Io sono da Zà! Sì! 30 anni di rock and roll! Yeah! E 5 anni che per noi poi può ballare! Che ci interessa questo? Che fare una infetita? Ma che mi tagli le mani? Sto con le mani! Sto con le rampe! Sto con le mani! Motore, no motore! Sarà solo tu pittore! Un tuo caso! Stacca! Stacca! Maria, ma c'è una cedetà. Sta roba non la mettere la bolognese. Non siamo a Bologna. Io? Sì? Ho fatto concerti ovunque e con chiunque. Sì. Ultimamente ho fatto un concerto nel mercato ittico di Palermo con Yabba. Ah, Yabba, mamma mia. No, Yabba, bagnatore di pish. Oh, mamma mia, sei stato viva a 5 euro, Io taro! Ciao Bologna! Ma che è fatto? Fatelo uscire per cortesia. Allora, che cosa vedi? Veramente con questa calza, un calzo! Benissimo! Senti, ma perché siamo in questa galleria d'arte e non possiamo stare belli tranquilli a casa? Noi siamo qua perché tu sei senza lavoro. Così ci rubiamo un'opera, ci facciamo un po' di soldi e finalmente ci sposiamo. Io perché sono ciccato Zavaglio? Che cosa? No, niente. Senti, ma tu sei sicura che siamo in una galleria d'arte, vero? Ma perché, scusa, dove siamo? Pare che siamo al Museo delle Cere. Te le chiesto un balsamate. Fai piano! Arascio! Allora, sì. Da questo momento dobbiamo sceglierci dei nomi in codice per non farci conoscere. Sì, bella idea. Allora, facciamo che tu sei il famosissimo Diabolic. Sì. E invece io sono l'intelligentissima Eva Kant. Che originalità, amore mio. Perché Eva Kant è un nome che mi sta benissimo. In effetti sì, Eva Kant. Fai piano! Ah, lascio! Sì. Che c'è? Hai visto? Ho visto un'opera! Vai, tamo! La vedi quella? Sì. Quella è una riproduzione fedelissima della Sfinge. Sì. La Sfinge originale, la Sfinge d'Egitto. Non diciamo cavolate perché la Sfinge originale è un dolce palermitana. Sfinci San Giuseppe. La Sfinge d'Egitto? Sì. È un monumento importantissimo. Pensa che la Sfinge è alta 20 metri ed è lunga 73 metri. Mie, quante ricottacce vuose. Fai piano! Ah, no, su, sì. La vedi questa porta? Sì. Qua dietro si nasconde l'opera che dobbiamo rubare. Sì. Hai portato il grimaldello? Assolutamente no. Perché? Perché manco saccio un so che. Sei un cretino, adesso come facciamo a rubare l'opera? Ci penso io con la mia forza bruta, scassinerò questa porta. No, oddio, no. Oddio. Oddio, è arrivata la polizia. Quella è sicuramente la gente, la fogna. Come fai a sapere che si chiama la fogna? Perché quando già si arriva una puzza di monete. Scappa. Aiuto, scappa. Se la nostra forza fosse affidata ai comici già avremmo chiuso, invece affidata ai grandi marchi aziendali. Le grandi aziende siciliane hanno scelto noi per pubblicizzare i loro brand con i nostri attori. Uno spot sul palco dal vivo non era mai successo. Solo noi riusciamo a fare queste cose. Grande. No, è completamente. Una cosa seria questa, mi scusi, buonasera. Gabriele Sgracco. Nice to meet you. Ma lei si sputa nella mano. Ah, ecco perché il ciuffo è così. Ok, lei ha esperienza? Ho fatto un film dove facevo un sacco di odore e attiravo solo uomini. Che film è? Il profumo del finocchietto selvatico. Che
Che ridete? Gli attori fortunatamente sono due. Quindi possiamo... E siamo qua. Allora. Che facciamo oggi di bello? Che facciamo oggi di bello? Dobbiamo fare uno spot pubblicitario. Si lavora, si lavora. Allora, è un gelato, noi siamo la patria del gelato, buono, mi piace. Intanto che vi conoscete voi... Gabriele Sgacco, nice to meet you. Gian dell'attore te la metto io. Che fa? Bagnato. Allora, entrambi farete... Signor Quentin Tarantella, se vuole le faccio un'imitazione impossibile. L'imitazione della connessione Wi-Fi. Vediamo questa imitazione. Vediamo questi... Ah, questo è l'imito. Non ha fatto niente. Mi spiace, è caduta la linea. La linea? Sono in linea io però, eh. In linea con che cosa? Faccio la dieta, faccio però... Dobbiamo fare, dobbiamo lavorare. Assaggi questo gelato, facciamo entrare il gelato, intanto, sì, se cortesemente grazie. Facciamo entrare il gelato. Molto buono, sì. Grazie, possiamo mangiare. non deve mangiare il gelato. Cortesemente. Facciamo una cosa veloce però. Eh? Che devo fare? Allora, lei dirà, assaggi questo gelato è veramente assaggio, buono. Sì. Questo gelato mai mi stancherà. Un attimino, sono al telefono. Sì, Sofia, sì, tranquilla, puoi lavare i capelli, Sofia, tranquilla. Ma che Sofia è chi? Sofia L'Oreal. Lei deve fare l'attore, stia fermo, non c'è l'intelligenza di fare. Stia fermo. Che stai facendo? Tu mi hai detto assaggio, sta squaggiando. Ma ti stai sporcando tutto, dobbiamo fare uno spot televisivo. Ma perché sono solo? Stai sporcando. Stai fermo. Non lo mettere in bocca, non fare cadere il gelato. No. Non fare cadere il gelato. Allora, assaggi questo gelato, è veramente buono. Questo gelato mai mi stancherà. Questo gelato mai mi stancherà. Bravissimo, sì, va bene. Allora, si sta sporcando. Si sta sporcando ancora. Ma mangio dopo, stia fermo. Allora, provi la battuta. Assaggi questo gelato. Assaggi questo gelato. È molto buono, è veramente buono. Non sa niente, è veloce. Aspetta, però devi asciugarti un attimo. Non asciugare la goccia, va bene. Okay. Ma che schifo. Ok, assaggio. Questo gelato mai mi stancherà. Ok, no, lo faccio normale. Questo gelato... Veloce, ma sbaglio! È tutto sporco! Non ho capito, non è colpa mia, però. Sì, ma tutto sporco? Che fa? Se lo mette in fa? È molto buono, grazie. Non lo assaggiare un pochettino. No, grazie. Allora, non sta... Stia fermo, meglio nelle mani. È molto buono, grazie! Nelle mani! Veloce! Stia fermo. Assaggi questo gelato, è veramente buono. Questo gelato mai mi stancherà. Dai, forza. Questo gelato mai mi stancherà. Ok, allora. Deve stare fermo. Deve stare fermo così. Fermo così, testa più bassa. Ma credi! Non è molto buono! Tu me lo continuo nel dopo. Questo gelato mai mi sta. Ma mangia a casa, me ne raccoglio! Allora, tenga con quella mano il gelato e si pulisca la faccia con l'altra mano. Così? No! Come devo fare? Non lo so! Ma come? Provi! Questo gelato, assaggi questo gelato, è veramente buono. Dai, 3-2-1, vai con la prima, vai! Allora, assaggi questo gelato, è veramente buono! Io preferisco un cucciolo! Ma lei! Ci si mette! Interessa di che cosa? Questo gelato mai mi stancherà! Ce l'ho! Questo gelato mai mi stancherà! E buono un pezzettino! Questo gelato mai mi prima! Attaglia proprio! Allora, attaglia per lui! Allora, facciamola bene! Dai! Dai, stiamo! Si pulisca la faccia! Vado bene! Assaggi, questo gelato è veramente buono! Faccio la battuta! Allora, assaggi, questo gelato è veramente buono! Questo gelato fa acidità! Certo, se mangiare la faccia prima, non è male! La faccia bene! Dai! Allora, fai con la seconda, vai! Stia fermo! Questo gelato è molto buono! Questo gelato mai mi stancherà! Gelato di Sicilia! Noi ci mettiamo la faccia! È più che fish! Ma riuscite via dove parlo babbo! Mi è arrivata la multa perché la stava monnezza fuori! Giuri così sempre a mia moglie! Avevo finito da settare della mancia a porta! Ma riuscite via dove parlo babbo!
Bene, e ho saputo che sta andando è andata bene la rubrica, quella storica. Lo vedi, la rubrica story è mondiale, cioè la gente mi ferma fuori e lo sai cosa mi dice? Cosa dice? Tale Cuce! Tale Cuce! Il momento story è bellissimo. Pure il pubblico. Quello che si diverte a dare la birra agli animali. Ma non lo farei mai. E allora sta attamleaca che ci ho fatto? Non sogno un'attamleaca. Sì, un'attamleaca, vuoi capire? Buonasera a tutti! Mago Flip. Buonasera. Vabbè, allora intanto ragazzi, cose giuste, vi devo fare i complimenti. Grazie. Perché insomma il programma cresce, avete tutti raggiunto... Da quando non c'è lei cresce. E vabbè, però devo dire che tutti ormai avete un certo spessore, certo. Bravi, tranne Ido. Tu hai lo spessore giusto per fare a ballare un tavolo da cucina, capisci? È mangiare. Va bene, allora questa sera io farò un gioco con queste palle, ragazzi. Allora, queste sono delle palle made in Sicily. Sì. Sono palle omertose, perché se tu ci fai una domanda, non palla. Tarachino che si sta ammazzando in realtà. Non palla, capito? Ok, c'è il gelo. Vabbè, allora facciamo un gioco. Vabbè. Zitto, detto, Tarachino non ha capito niente. Allora, attenzione, prende queste palle, prende. Ah, botta, sale in chiave. Me la fo, tu fa cari di palla in terra. Lei fa cadere la palla per terra. Allora, sì, fa una cosa, gira, perché sì. Questo... Oh, me la fo, come fa a girare i palle? Allora! Cos'è, un pretesto? Vabbè, oh, allora, guarda, me la fo, va. Funziona, la pompetta funziona, andavo con funziona. Allora, che se ne allora attenzione perché... zitto, stai facendo un gioco una volta che... Allora, attenzione, perché... Oh, vai zitto, fermi. Perché una palla la prendo io, la metto qua, una palla la prendi tu, mettila nel pugno chiuso, così, in questo... Allora, attenzione perché adesso tu devi soffiare, soffia. Oh, spero che tu mi metti un auto compleanno. Perché? Perché se ci uscì così nei candelinato e ti è tutta sputata. Però lei allora attenzione. Delle cose. Perché ci interrompe mica. Ma perché sono così? E poi mi farò io. Ma sì, ma con la costruzione, che io non sono infatti il mago Flip, sono il mago Lego. Grazie. Ti piace io pizza. Pizza si chiama improvvisazione. Dice voi tu che sì, sì, così. Allora, attenzione, pallina, tesciù, 1, 2, 3, pam! Non c'è più, apri. Io c'ho una pallina. Apri. 2. Ma come palla? Ma perché deve rovinare tutto? Grazie. Un applauso. Ciao, il Mago Flip. Passiamo subito. Si è abbattuto. Attenzione. No. Meno male che mi è riuscito il gioco perché mi stavo impallando. Ah, signora, se mi sa che la casa che accendo. Impallando. Impallandomi chi palle, impallandomi chi palle, uccidere, ti chiami meglio, vabbè ho capito, è una minchiata! Il Mago Flip. Adesso ci trasferiamo in un ospedale tipico siciliano dove accadono cose tipiche siciliane di mala sanità. Medici in prima linea! Oh, ma l'hai capito che questo è stato 3 giorni chiuso nel congelatore? Lo so, che appena ho fatto mi venne un freddo. Figlio! Ai, mi fa male forte il fegato. Beve? E beviamo. Dottor, non mi faccia preoccupare, che cosa c'ho? Ma, incredibile, ma lei sta bene? Sì. Lei c'ha una palla di legno e una palla di ferro. Ma chi ne ha? Sì, 2, ma Zinga va a scuola e Pinocchio fa falegname. Super, super, la
Tina, buongiorno. Buongiorno, Pina. Mi state rompendo a me! A me, però si è fatta maestà, sa suario. A me, anta me, ma che capi, se sui picciotti che cogliono un pallone e mi stanno rompendo tutti i piantini da me, anta me, stanno... Ma stanno anche su pallone, vo' spugno, vo' spugno! Totina, sta facendo a bella come marito. Capicchi? Perché hai un ciclo ed è nervoso. E tu ogni tanto faccelo fare un giro. A modernità. Ah, ma bella verità. Totina, ma rimane a cosa vuoi una paraiuana con per scamminare a Tanina? Ma che fatto? Hai stato male? Non lo so. Ora ci spia a Mimma. Brava. Mimma! Mimma! Che canna ruazza, chi c'è? Ma che quei papi si sono da? Chi c'è? Comunque, ma stai con Biattanina, ma che fai? Sette male? Ma che ne sa? Ci aspetta, Tani! Ma è stata a mare! Ma chi stai dicendo a mare Moscuaidu, non sono a noi a tuo mare! Ave una settimana che faccio se bizza! Ah, sette una settimana e bizza! Dentro di meno si accattò la sette bizza! La sette bizza, signora! Ah? Ma bella verità! Ah, quindi io volessi capire una cosa, perché a me queste cose mi mettono in nervosismo, ma i piccioli non li piglia. Ma i piccioli non li piglia! Ma che ne saccio? Ma i piccioli pigliai! Così hai tu! Appa pure tempo rene no pesciaiolo! E mi pigliamo un bello paluatto! Ah, ne piglia uatto! Ah, vinci io super nalotto! Ho super nalotto, chi cua, sa prima volta che ho sentito Marizza nei caine. Ah, ma bella verità! Perché si è accatto la macchina, ora che fai piccoli spaida? Su scritto quando si leccava la saida! Ma che ne saccio? Tanni ma ti risonata in saraglia! Mi piace il sassuolo, hai rifiuto la spesa e poi un euro non la potete accattare. Che schifo, ma ricevi un mavolo in prestare! Un euro si sta facendo schifiare! Con noi anzi, fece superare notte si fa schifare per un euro. Su scuito quando non spaitava mi baicone, eh? Su scuito, ah? Ma bella verità! Ora, non dico a noi che non siamo usciti a suo sangue, ma almeno ci pensa la sua famiglia. Ma rimane cosa, ma sai quanto piglia? Ma che ne saccio, ma piglia se una tiglia! Ma quale tighettica, tu ne santura! Pigliamo un po' atto e mo mangiamo sola! Maria che sbugiata! Ne pigliò uatto e si mangia sola! Disgraziata, ho super enalotto si sta mangiando sola! Ma che discorso è su? Cioè, fa un super enalotto, ma ti si fa schifare per un euro e noi ti ne preoccupiamo pidda! Ah? Ma bella verità! Amore, va! Fisco, Vai! Chiedo schiuma! Sì? Cotolette che fanno schifo, di chi era? Cotolette che fanno schifo come sono? I condom bla! Di chi era? Di nessuno! Nessuno? No! Allora sai che fazzi, poi to barre uso come sotto bicchiere, sì! Picchi ca! Un secca niente! Avanti, il ritmo! Pace bene, peccatori, perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, ho peccato. Peccato. Ho il vizio dei gratta e vinci. Mi peccato. La mattina è più forte di me, mi sveglio e devo grattare. Che posso fare? Grattami le spalle con una mancia ciumi, muore. Giù sotto. Per penitenza c'è mamma Maria, non ti tagliare l'unica che ci va io. Grazie, bene. Vediamo che questo è un blocco rosso. Un blocco rosso, ti vedo. Chiunque fosse, diciamo, al di sotto dei 14 anni e fosse sensibile a queste cose, consiglio di cambiare canale, stanno facendo... No, sei troppo nervoso. Prima come così. Sì, dice le cose così, tu ti devi calmare, oh, devi spendere soldi per il tuo benessere. Ma io con quello? Sì, dammi 50 euro. Dai. Ma perché devi dare 50 euro? Dammi 50 euro, falla entrare. Hai bisogno di una lezione. Di Santino, il Santone! Maestro! Buongiorno! Buongiorno, maestro! Buongiorno! Spontaneo! Buongiorno! Buongiorno! Come sta? Buongiorno, Patrano! Buongiorno, è sera! No! Come no? Sera buia, tenebra! Scegli sempre la luce, illuminati! Come dico io, mi illumina Vincenzo!
Mi illumino d'immenso. No, mi illumina Vincenzo, mio vicino, ci fotto luce. Maestro, i soldi. No! Che c'è? È il denaro. Te sporca l'anima. Hai ragione. No, 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 mi ingrascio io per te. Non so ma tranquillo, ma tranquillo. Pure vestito di bianco. Ehi, karma. Karma. Oggi vi voglio parlare di un pensiero che mi annaia. Annagaia. Attanaia. Mi rompe i coglioni per questo pensiero. A volte sì. Ascolta. Sì. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7. Laura non c'è e Marlena non torna a casa. Ma solo me, so Gerard Rex a casa. Ma perché? Perché? Non capisco. È il mistero della vita, maestro. È il mistero della vita. Karma. Karma. Guardalo. C'ha la negatività da dentro. Negatività. Nella negatività. Io non sa neanche parlare, maestro. Buttala nell'aria. Butta nell'aria la negatività. Però questa è una cosa vera, me lo dice anche mia sorella. Brava, tua sorella butta nella. Aia! No. Butta nell'aria. Maestro, ve allora lascio con una perla di saggezza. Sì, cerca sempre la strada giusta. Sì. Se cerchi amore, quella è la strada giusta. Se cerchi felicità, quella è la strada giusta. Sì. Se cerchi lavoro, quella è stata con spunto. Grazie, maestro. È il momento della musica. No, quella bella, no, quella neomelodica di no. Salvo Zondo. Quella sera in discoteca una tizia mi ha guardato e mi sono avvicinato. Gli ho gridato da vicino, sogno mezzo ballerino, vieni qua un baro io. Ma posso offrirti da bere, mi registi si va bene e non ti fermasti più. Dopo 17 cocktail, soldi non avevo più. Tempo mezz'ora ad embriagasti, mi salutasti e poi dinisti. Una cosa sola stanotte io faccio. Che cosa fa questa notte? Su non mi fai chiarare la tua casa, a lo sveglio un balazzo. Ma che cazzo? Ma perché ha speso i soldi con i co? Ma che persona. Ma che bravo! Almeno è veramente lo grazie! Grazie Catania, grazie. Questa è bella. Grazie mille. Andiamo avanti. Pace bene peccatori, perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Pace o peccato? Peccato. Ieri ho preso a pugno un amico mio. Mi peccato. Sì, ma lui mi dice che c'ho l'orecchia a punta e è da palettona. E picchizzo mi chiama coneggio, coneggio, coneggio. Padre, che posso fare? Te mangiate questa carota e fottete in Roger Rabbit. Per penitenza c'è la Maria che torna a casa che sta attendo cara per la caccia. Faccia bene, figlio. Dai, dai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Acqua minerale, birra, Coca-Cola, succhi! No! Oh, succhi! Odio! Questo è il momento denuncia! Succhi! Dai, perché? Dai, succhi! No, grazie. Questa parola in Sicilia è volgare, ma in giapponese vuol dire amore. Ah, vedi che lo sanno, signor? Amore, sì, e poi tra l'altro... parola antica, mia azienda si chiama amore. Okay. Dobbiamo dare coppa all'amore, allora, no, signor? No, no, ah, no, signor, no, no, tra l'altro storia racconta di questa parola ovunque. Ah, addirittura la guerra di succhi, famosissima. La guerra di succhi? Sì, famosi, gli indiani... Ci avrei voluto partecipare. Sì, la tribù degli indiani, bravo, signor, tribù degli indiani, gli Apache e i Sioux che lottavano... per chi avesse inventato parola. Ah. Alla fine hanno vinto i Sioux. E com'è andata bene? Certo, Sioux Suki! Oddio, grande! Come può andare? Come può andare? Il cadettino è stato benissimo. Bello, bello, noi teniamo amore. Questa settimana parliamo di pata. E signor, aggiungendo succhi alla pasta diventa... Aisaku Suki. Vedi che conosci prodotto, grande signor! Noi lavoriamo molto sul condimento. Nostra azienda lavora molto sul condimento. Sì. E c'è detto giapponese che dice picca pasta e succhi assai! Sì, bellissimo. È irrevocabile. No, ti dico, e tra l'altro noi dobbiamo dare una puzzatina di amore, di succhi di fondo.
formaggio. E quindi diciamo parmigiano so che sì, buono, ma top è cacio. Cacio buono. Cacio succhi. Detto ma così, lei ci mette la pausa proprio dove non ce la deve mettere. Perché la pausa non metti i formaggi piano piano. Non ho ordinato nulla, assolutamente, se ne se ne vuole andare. Mi sa che tu rugno. Ma non te ne rugnona io. Che cosa? Chi è? No, mi sa che tu rugno. Ma che dice? Chi è? Mio assistente. Perché ti dà che sì? Come fa a chiamarsi mi sa? Come? Mi sa che qua. Mi sa che tu rugno. Mi sa che tu rugno. Mi sa che tu rugno. No, signor, tu rugno. Anticipazione. La fai chiamare perché lui ha detto di portare porta succhi a Fiorello e Baldini. Sì, vabbè, Fiorello e Baldini. Siamo matrange mia fo. Ah, con questa voce. Ma allora ha sbagliato. Fai chiamare. Certo che ha sbagliato. Come fa? Mi sa che tu rugno, tranquillo, licenziato! Vediamo! Sì, perché ti va. Però vado via, signore, e con orgoglio diciamo che abbiamo aperto il ristorante nelle Marche a Fano. E guida Michelin, signore, ha dato 5 stelle perché dice che è ristorante di lusso. Posso dire con orgoglio, Fano succhi di lusso! Ma chi ci deve aiutare? Veramente, allora. Se ancora non è arrivata su questo palco la finanza è solo grazie al buon Gesù. Basta. Ma veramente, basta. Ma vada che ho sogno peggio la finanza. Ma se fa mia avete mo'. Avete tu sapete qual è? Con c'è più rispetto, non c'è più rispetto. Me ne succedono al giorno, me ne succede. Tipo? Tipo, questa settimana venne mia cucina e mi ha regalato un bello set di valigie. Suo cugino chi? Samsonite. Ah, sì. Sì. A chi aveva i valigi che fa un nisfruttato? Allora, praticamente mi va a fare un bello viaggio. Io va a trovare a mia cucina che sta nella Grecia. Come si chiama? Santorini. Vuoi dire, appena chiamiamo un exoero, il suo era chianava, poi non all'autista, ci si sente. L'autista, ci si sente, ma vede che si chiana ancora, ma trovare a me padre, non a me cucina. Dice, non si preoccupi, tutto sotto controllo. Dopo un poco il suo aereo faceva a chianescina, non esattamente mente se male, ma me ne vedo, invece ci si fa in acqua, se accogliete nessa nuvola in doppia fila, che mi aspiro che vedo. È che lei cammina sulle nuvole. Io vado come via, a tu cocco, va. Ma pure... Dice, no, non si preoccupi, è tutto sotto controllo, ma perché sta facendo così? A come ci dice, stavo solo cercando la rotta. No, nexamente tu mapa, ci si pia i draggio. Comunque, come fu, arrivavo in Grecia. Sì. E devo dire, Matanga, che sono rimasto meravigliato. Perché? Perché là sono organizzati. Da c'è il dio del sole, che il bello. Dio della luna, il dio dell'amore. E che è pensare a tutto così? E o signore tuo paga, o signore c'ha a pensare, o signore non c'ha a due. C'ha ragione. La verità sapete qual è. Aspetta. E parlando in confidenza, manco una paganista o italiana. La verità sapete qual è. Qual è? Con c'è più rispetto. Lo sapevo. Ha ragione lei. Ha ragione. Vai con Dio. Io lo amo, lo amo. Vai. Andiamo avanti. Mama, check your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Cioè, mi stavi spostando, ma che fai? Oh, pezzo lo vai bene. Mi fanno sempre bene quando ti chiudi i capelli. Sappuai. Sì, va, sposta. Sono parru, sono chiere, sono parrucchiere. E sono qui per rifarti il... look. Che? Ma ne scevamo un zaro cuofano. Ma che c'entra? Ma c'è una puzza di muore. Ma che vuol dire? Dai, va, forza, fammi i capelli, veloce, che... così me ne vado a casa. Appoggia le tue felle. Sono piccoline le mie felle. Ti metto questa cosa pedonata. Ma tu chi sei pende sei abituato. Ma che stai dice? Però non fare come il cliente di prima. Tutto pazzo mi fa Cristo. Fammi un quattro ore che aspetto. Ma proprio ama la figura subito. Fammi una riga di lato. E tu che hai fatto? Scivo una macchina e ci una francata. Ma che fai? Era le righe di lato dei capelli. Dato passeggeri se ne adona troppo romani. Vabbè. Comunque compa, sono qui a farti i capelli lo sai? No i capelli mi devi fare. Oh, vezzo, lo vai bene. Ho capito, mi non lo facciamo apposta senza malizia. Tu non ti preoccupare. Senza malizia mi stai facendo una calcioscopia. Che? Antichi e scoliosi. Ma ah, che? Ma che dici? Coppa. Ma mi fai la terapia? Noi ormai siamo entrati in confidenza. Lo sì, so. Ormai siamo intimi. Niente, per ora mi vedo con una che è metà chiama la pecurata. E come mai? Perché quando parla nell'arte se ci vuoi mare cottina. Schifo! Un po' campire. Ti inchivo un cannone. Ah, mi ci parla di teore, che fa? Che fa vedere, no? No! Comunque, compare, non sono qui per parlare delle mie ragazze, ma sono qui per rifarti il look. Bravo. Se ti mette la base. Basta. You've been healed by a smooth.
Questo look l'ho chiamato, mio figlio mi sminciò la macchina. Ma questo è uno scontrino. Appena arriva a casa c'è l'ognuno riesco. Va bene, si conclude così questa puntata perché è arrivato... Casogno! Non si conclude niente, signor Madrang. Anche loro non ce la fanno. Sicuro? Più, sicuro. Sicuri? Vi ho portato Piero Denze! Quella signorina là ha dormito tutta la serata, ce la sa lo specchiavo, cambierò dance! Scooby-Doo papà, te la pongo qua. Si tolga da qua. Scooby-Doo papà. Poesia! Ma qual è poesia? Ondulatorio sussultorio. E da quest'anno rotatorio, rotatorio, rotatorio. Bravo Piero Denze! Siamo d'accordo allora. Qualcuna che fa la faccia. Che schifo, che. Un mezza camisa di fuori, purtroppo. Me la metto subito dentro. Tu sei fortunato che accettasse a caun, accettasse niente. Che artista, signor Matranga. Ma guardi. Laureato, cioè, professor Piero Denze. Laureato in scienze forestali. Cioè? Sono sempre imboscato. Un bosco sempre, ma un bosco. Ma ragazzi, non possiamo ridere. Questo, cioè, questo ci svergogna con tutto il mondo. Non è la Sicilia che noi amiamo, questa qua. Lui non parla neanche l'italiano. No, che cos'è? Malgrado la sua ostinazione nel diffamare il mio operato, in qualità di artista valido e qualificato, divulgherò il mio senno, non tributando alcun rilievo al suo concetto avverso. Chapeau Piero Denze! Lo chissà, ma le avevo, tale. Ok. Visto. Cocco Teon si chiama l'inciarapa in mezz'ora, Teon! Visto che lei la sa a memoria, mi dica, vi faccio l'analisi grammaticale. Sogno dottore che fa l'analisi. L'analisi gli fanno mi dai. Mi spieghi cosa significa operato? Operato, canisci bruspata. Facile. Mi operato. Tu ne uscissi bruspata, no? Raga, questo è veramente proprio così, cioè... Questo qua fortissimo, ormai insegna la vita attraverso aggraziate gestualità filosofiche! Sogno me ghito te, sogno number one! Ma tenga patina a casa con sempre niente! E adesso le darò una dimostrazione della mia arte. Sì, quindi anche perché veramente siamo tutti schifiati, guarda. Mette sì. Da agnone e continua a fare il pusillanime. Giusto. Individuo meschino... Ma perché non gliel'ho chiesto, qua? Lo sa a memoria, lo sa. Che così chissà c'è un male. Tu dici, lo potete insegnare. Argomenta a piacere sopra. A fare a cappottare. Deve sapere tutto quello che dice, che cosa significa quantomeno. Così l'anima, casa sul spascialletto, mettete a ah, è spascialletto, quest'oggi vi insegnerò una coreografia che ho dedicato al signor Matranga perché sono entrato nel suo camerino e ho visto che beveva l'acqua della Ferrari. Cacchio. 8 euro a bottiglia da. La porta alla produzione. Abbatuato, c'è. Scusate quando tu bevevi l'acqua rupuzza e te pareva champagne. Matranga. Bravo Piero Denze. C'ha l'acqua della Ferragno. A questo fa tanta plin plin. Vado a fare la coreografia? Faccio quello che vuoi. La vuole vedere? La coreografia fa esattamente così. E 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che significa sto schifo? A meglio acqua sale vieni poi c'è. Bravo Piero Denze! Un artista bello, simpatico, ma soprattutto abile! Abile? Abile che faccio non sono mai male. I veri comici in Sicilia sono le persone che camminano per le strade e fortunatamente c'è Stefano Piazza che le intervista. Lei è più fan di Barbara D'Urso o di Maria De Filippi? Barbara D'Urso, manco paraone ci sono. Maria De Filippi. Barbara D'Urso. Perché? Perché c'hai belle
No, mamma mia, Barbara D'Urso. Maria senz'altro. Più intellettuale, diciamo, Maria. Per me è Barbara D'Urso. Non mi parlate di Barbara D'Urso, perché io ho rotto già due televisioni. Barbara D'Urso, perché pure che 50 anni è sempre buona. Già viviamo la vita intristita. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Tutti sti tragedie. Com'è stato? E tu dov'eri? E che cosa avete fatto? Non la posso vedere, Barbara D'Urso, che ci posso fare? Io a Maria De Filippo la farei presidente del governo. Barbara, basta! Più Maria e meno politica. Quindi più Maria per tutti. Più Maria per tutti, certo. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Maria come Maria De Filippi, no? Maria come... Ah, come Maria De Filippi, mi scusi, mi sono confuso io. A Maria De Filippi me la sposerei. Tu che c'è 73 anni. È la più importante persona che c'è nel mondo, noi in Italia, nel mondo. Barbara è anche una persona con tanta più allegria. Lei di Barbara apprezza tanto il lato intellettuale. Mi piace la funge di Barbara D'Urso. Nasconde secondo me dietro un lato profondamente erotico. Poi che da un si dice, perché poi non è la bassa serie. La devo in italiano. Mi piace la, anche la va bene così, va bene così. Maria De Filippi è un membro dell'Italia. Membro no, però. No, un membro no, è un numero uno dell'Italia. Per me sei come una sorella. Una persona squisita. Che io tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, io mi metto nella poltrona e mi vedo Maria De Filippi. Vorrei andare da Maria De Filippi, portarci le nostre panelle e dici: ciao Maria, c'è panella per te. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Maria, se vieni a casa mia, ti rugno. Non lo posso dire. No, no, no. Sappiatelo tutti, la lingua italiana è nata in Sicilia. E se così non fosse, si sono persi una grande occasione, perché la capacità di rendere il tutto allegorico è assolutamente invincibile. Noi potremmo parlarne per ore, ma non lo facciamo per pigrizia. Pigrizia. Ma noi non siamo pigri come ci dicono, anzi, diciamolo tutti insieme. Noi non siamo pigri. Ma se vi sentiamo pure a parlare. Noi non siamo pigri, siamo lagnosi, che è un'altra cosa, è filosofia di vita. Il siciliano è così lagnoso che se qualcuno gli fa un torto non gli dice mai ti denuncio, mai, perché lui pensa, lo denuncia, deve fare il processo a Ciacchiana alla lagnosia. Il siciliano a cui fai un torto ti dice: in garage metto l'avvocato Saspero Gaedo. C'è solo un momento in cui noi non siamo lagnosi e non c'è bisogno che io vi dica quale. Basti pensare al fatto che le famiglie del sud hanno avuto sempre famiglie molto numerose. Ed è per questo che noi pensiamo che la lingua italiana è nata in Sicilia. Perché, come si dice qui, qui la donna ogni tot di tempo accatta un figlio. Accattare un figlio. Pensa a come ti guarderebbe un italiano al quale dici: ma tua moglie accattò. Che lui a tutto pensa tranne che alla traduzione ha partorito. Ora, apparentemente può sembrare un errore, ma noi che abbiamo una lingua e non un semplice dialetto possiamo dimostrare come tutto è giustificato. Intanto noi diciamo le cose pane pane, vino al vino. Se il figlio è furbo, minchia tutto sua pace. Se il figlio fa una fesseria, minchia tutto sua madre. E se a parlare sono le donne, è intelligente come sua madre, ma è scemato come a sua padre. Qua noi non diremmo mai ti ha portato la cicogna, perché ti ha portato la cicogna è la metafora del cornuto, il figlio portato da un altro uccello. Un tuo sediare, una tua figlia accattamo. Dice: ma come? La donna lo compra con le doglie e col travaglio. Travaglio ovvero travaglio. Perché tu prima travagli e poi ti accatta un socco vuoi. Quindi l'espressione tua moglie accattò non è sbagliata, è logica. Perché noi, pur se siamo lagnose, scette travaglie, ne asperoghiamo a falle. Piazza, piazza! E con Stefano Piazza si conclude l'ottava puntata di un'edizione di 14 puntate che finirà a maggio, quando ci sarà il sole, quando Milano sarà abbronzato e quando tutti saremo in vacanza, tutto il gruppo di Sicilia Cavale. Anche se spesso ci associa gli eventi, io piglio un giuretto, metto l'avanzo, forza vittoria.